5 milioni di euro da spendere nel 2016 per sistemare scuole e strade. È la cifra che il comune di Pesaro potrebbe investire se la legge di stabilità consentirà di sbloccare gli investimenti nei comuni virtuosi, cioè quelli che grazie al patto hanno risparmiato in questi anni cifre consistenti. Per confermare la decisione, il premier Renzi ha inviato al sindaco Ricci un SMS con su scritto «Come ti avevo detto» e il presidente del Consiglio si riferiva alla serata del 25 agosto scorso, quando al Teatro Rossini il primo cittadino gli chiese di sbloccare il patto di stabilità per i comuni che avevano un consistente avanzo di bilancio. Questa grande opportunità però potrà essere colta anche dal comune di Fano, che potrebbe effettuare interventi per oltre 4 milioni di euro. Sindaco, anche il comune di Fano è un comune virtuoso. È un comune virtuoso, anche l'operazione di bonifica dell'amianto è un'operazione di questo tipo. Quest'anno il meccanismo che si va a scegliere è quello di liberare le quote pluriennali di investimento vincolate, che per noi sarebbe una bella notizia, perché anche Fano avrebbe una capacità di quasi 5 milioni di euro. Faccio subito l'esempio: termineremmo immediatamente l'interquartieri per 1,6 milioni, via Pisacane, Gimarra Alta, un'opera di 900.000 euro, e poi ce ne sono anche altre, però dobbiamo leggere cosa sarà scritto effettivamente nella legge di stabilità. Però ecco, è una buona notizia che vede anche Fano protagonista e ci consentirebbe di anticipare delle opere che in realtà erano programmate negli anni successivi. E Fano, devo dire, in questo anno, fin da quando ci siamo noi, effettivamente ha colto tutte queste opportunità che ci sono ripresentate.